Buongiorno, siamo nell'azienda agricola Faralli nel comune di Cortona, provincia di Arezzo. Siamo qui con il signor Yuri, è nostro cliente già da alcuni anni. Oggi invece ci rivolgiamo alla coltura del grano. Siamo qui su una superficie di 12 ettari. Signor Yuri, quindi ci racconta un po' la sua esperienza, come si è trovato e cosa ha da dire sui nostri prodotti. Con Bioidea sono alcuni anni che proviamo questi prodotti, soprattutto nell'oliveto e nel vigneto, con ottimi risultati, sia a livello fitosanitario che anche a livello vegetativo delle piante, molto equilibrate e ben strutturate, diciamo, con parecchio equilibrio tra vegetazione e produzione. Quest'anno abbiamo fatto questa prova sul grano. Abbiamo provato questo prodotto per la prima volta e vediamo, cioè, siamo stati costretti, diciamo, dall'impennata dei costi dei concimi fertilizzanti che sono arrivati a prezzi esorbitanti, e quindi abbiamo trovato questa alternativa con Bioidea, questo azoto vegetale e distillato di legno. Si vedono già i risultati, sinceramente, si vede una bella vegetazione, una bella foglia verde, il grano sta crescendo bene. E non si vede proprio la differenza sostanziale dai concimi azotati tipici che usavamo gli altri anni, e quindi sembra che il risultato stia venendo fuori. A differenza dei concimi chimici, però, si possono andare ad abbattere i costi di utilizzo del prodotto, e in più il nostro prodotto, essendo totalmente naturale, diciamo, va a dare una importante mano al suolo e allo sviluppo della pianta. Inoltre il signor Faralli farà un terzo trattamento con dei batteri vivi che verranno distribuiti sempre sul fogliare, dopodiché ovviamente passeranno al suolo andando a fissare l'azoto atmosferico. Ho notato anche che dal primo trattamento ad oggi c'erano delle infestanti che stavano per svilupparsi proprio a livello di cotiledonare. Però queste qui oggi sono sparite, non si trovano più. Dall'effetto che è stato appena accennato, cosa è stato osservato? Che nel grano in copertura è stato dato il distillato di legno, e è stato osservato che nel momento in cui c'era la partenza di erbe indesiderate al primo stadio, dove avevamo la piccola fogliolina di una o due foglie, ci troviamo a distanza di 10-15 giorni dove non c'è più presenza di erba. Probabilmente in questo appezzamento potrà non essere opportuno dare nessun tipo di diserbo, in quanto non ci sono erbe indesiderate insieme al grano. Questo effetto quando si può ottenere? In certi tipi di condizioni. Il distillato di legno non deve essere pensato, perché non lo è, come un disseccante, ma se viene dato a concentrazioni maggiori inibisce lo sviluppo vegetativo. In questo caso siamo stati in un periodo di siccità, avevamo il grano già con sviluppo vegetativo interessante ed la partenza di erbe indesiderate. Nel momento in cui si dà un dosaggio maggiore, quindi si avvicina allo 0,7-0,8%, si ha un rallentamento dello sviluppo vegetativo di questi altri tipi di erbe, e quindi si può avere una combinazione come in questo caso, dove abbiamo soltanto grano e non erbe indesiderate. Un'esperienza molto similare la utilizziamo nelle tecniche quando, ad esempio, c'è stato delle semine con delle carote. Interveniamo con dosaggi di 50-70 kg ad ettaro, e questo che cosa si va a osservare? Si va a osservare che i semi presenti, se hanno iniziato a germinare, non germinano più o allungano la parte di germinazione. Si va poi ai trapianti o alle semine, e a quel punto la coltura desiderata prende campo e a scapito delle erbe indesiderate. È una tecnica dove l'operatore in campo deve stare molto attento, ma se ha esperienza può evitare dei diserbi.